l'assessore alla salute e alle iniziative sanitarie della città di Alessandria, Paolo Borasio, che è anche assessore alla protezione civile e che fa parte anche dell'unità di crisi di Alessandria, nata per gestire e coordinare appunto gli interventi per combattere la pandemia da coronavirus. Vediamo se abbiamo il telefono. Pronto, assessore? Sì, buongiorno. Buongiorno, io le chiedo perdono se l'abbiamo disturbato, sappiamo che sono giornate convulse, ma volevamo avere un commento prima della fine della settimana sull'andamento di questa fase 2 in provincia di nella città di Alessandria, meglio. Sì, ma dunque, il mio pensiero è che... Pronto? Sì, lei parli pure. Lei si era espresso per un'eccessiva frequentazione del centro, forse. Ma io mi sono espresso per un'eccessiva frequentazione di tutto, perché in questi giorni sono arrivate segnalazioni da più parti della città, Argini, il cimitero, la zona del cimitero, varie piazze, parchi, cioè centro. Direi che la situazione è abbastanza complicata ovunque. Nel senso che ci sono tantissime persone che si siedono sulle banchine, cosa che è assolutamente al momento vietata, e che magari anche senza mascherina, persone che camminano l'una vicino alle altre non rispettando la distanza del metro prevista dal DPCM in vigore. Direi che alcune situazioni sono veramente ingestibile momento e personalmente mi preoccupano. Poi ci sono sicuramente una parte di alessandrini che hanno capito invece com'è la situazione, cioè tanti pensano che dalla fase 1 alla fase 2 si è cambiato chissà che cosa. In realtà per gli spostamenti è cambiato molto poco, nel senso che le motivazioni per uscire sono esattamente le stesse di prima. Quindi motivazione di salute, motivazione di lavoro e motivazione per stato di necessità. È consentito uscire per l'attività motoria, cioè se io voglio fare una passeggiata posso tranquillamente farla, ma per fare attività motoria, non per andare a vedermi le vetrine in giro per Alessandria o per andare al parco a sedermi sulla panchina. Questo non è assolutamente consentito e nemmeno previsto dalla legge. Quindi Sì. invece tanti pensano che il fatto di poter andare a fare una passeggiata consenta qualunque tipo di spostamento, qualunque tipo di seduta sulle panchine, qualunque tipo di attività. Non è così, è esattamente uguale a prima, con la differenza che è possibile andare a correre e a fare una passeggiata. Questa è l'unica differenza, solamente Certo. che si fa molta fatica a comprenderlo. E quindi consiglio, stiamo anche valutando, adesso vediamo come vanno queste giornate, ma se continua questo modo di circolare, stiamo pensando di rendere obbligatorio anche l'uso delle mascherine al di fuori dei Sì, luoghi chiusi senta, e quindi anche all'aperto. assessore, ma lo sa che le 40.000 mascherine che ieri avete mandato alle Sì. farmacie stamattina praticamente erano quasi esaurite, anzi, forse sono esaurite in moltissime farmacie, quindi è anche difficile per la gente riuscire a rispettare, diciamo, le condizioni necessarie per stare in sicurezza, tipo mettere le mascherine. Quelle della Regione Piemonte non sono ancora arrivate. Come si può fare? Cioè, ci sono delle previsioni? Tenete presente che le mascherine chirurgiche è vero che hanno un utilizzo molto limitato, ma anche quelle lavabili, oltre la decina di volte, 10-15 volte, non sono utilizzabili. Quindi ci vuole l'abitudine da parte dei cittadini per i prossimi mesi le mascherine di andarle a comprare. Adesso so che non sono ancora Sì. arrivate quelle che il Ministero ha promesso a 0,50 centesimi più IVA. Non sono ancora, ahimè, in distribuzione, però quello deve essere l'orientamento verso il quale la popolazione deve abituarsi, cioè la popolazione deve capire che le mascherine chirurgiche devono essere comprate ed utilizzate costantemente dalla popolazione, anche perché il Comune adesso ha fatto questa ulteriore fornitura, settimana prossima arriveranno altre 40.000. Ma poi dopodiché il Comune, dopo che ha consegnato 120-130 mila mascherine, ha fatto il suo, nel senso che non è possibile Certo, come certo. costi delle mascherine garantire costantemente una fornitura gratuita. Quindi il Certo. cittadino deve entrare nell'ottica d'idea di andare in farmacia,
e comprare le mascherine Sì, chirurgiche per i prossimi mesi, devono essere costantemente riforniti di questo. il problema è che poi se le farmacie dicono io non posso comprare una mascherina a prezzo più alto di quello che mi viene imposto dalla legge, cioè se mi dicono devo venderla a 50 centesimi, ma la fabbrica la produce a 1 euro e in più la fabbrica non me la manda neanche perché dice finché non ci ripensioneranno al settore dei prezzi, la mettiamo in vendita, si crea un inghippo che speriamo che il governo possa aprire. Ma una cosa volevo chiederle, ancora più importante secondo me, io ho sentito diverse interviste con quei virologi che sono riusciti, ma anche il presidente della regione come Zaia che ha fatto un grande lavoro, ho sentito un'intervista a Crisanti, al professore primario dell'ospedale di Padova che ha detto noi già il 20 gennaio ci eravamo attrezzati con i reagenti, ci eravamo attrezzati con i tamponi, abbiamo fatto tamponi a tappeto per sapere quali erano le zone rosse da chiudere, quali erano i paesini da chiudere, ma noi ce l'abbiamo una mappa della distribuzione del virus ad Alessandria. Voglio dire, c'è il virus di più a Valle San Bartolomeo piuttosto che a Val Madonna, a Spinetta Marengo, c'è in centro, c'è il Cristo o dove? Ce l'abbiamo una mappa di questo genere? No, no, una mappa di questo non c'è e onestamente a mio avviso non è neanche così utile perché i cittadini girano ovunque, quindi non è che il cittadino che è al Cristo ce l'ha di più o il cittadino che è in centro ce l'ha di meno, cioè il virus ha avuto una diffusione su tutto il No, era territorio, per una quindi questione di mappatura e per ma la poter mappatura con che contenere, finalità? sì, con la finalità che, se, come diceva Crisanti, se io trovo uno che ha il coronavirus, come faranno con questa app Immuni che dovrebbe comunicare dove c'è un. Allora bisogna subito bloccare quelli che sono parenti, amici, il condominio, che so io, tutti quelli che ci hanno a che Ma i fare. parenti e i condomini ci sono ovunque, cioè non è che un cittadino che abita al Cristo non ha parenti No, in centro o sì. non ha parenti in Bisogna pista, bloccarlo cioè, però, bisogna bloccarlo. però bisogna bloccarli, ma se viene, di sicuro non si può pensare di bloccare una città per quartieri, cioè il territorio dalla regione viene bloccato interamente, se ci fosse un problema zona rossa diventa l'intera città, certo non può diventare un quartiere di una città. Questo è Sì. evidente ed è per questo che secondo me la mappatura zona per zona della città non ha molto senso. Ha molto senso invece che il cittadino impari costantemente ad utilizzare la mascherina, deve entrare proprio nella vita quotidiana, perché la mascherina non serve al cittadino per non prendere il virus, serve per non trasmetterlo. Quindi se Esatto. io ho la mascherina non lo trasmetto, se l'altro cittadino che parla con me o mi passa di fianco ha la mascherina non me lo trasmette. Quindi questa è l'importanza della mascherina chirurgica per la popolazione, da utilizzare sempre e costantemente e tenere il distanziamento sociale di 1 metro, 1 metro e mezzo, sempre. Se i cittadini imparano a utilizzare e rispettare queste due regole fondamentali, la diffusione del virus è sempre minore. Però questo è il modo con il quale devono agire i cittadini, ecco. Certo, va bene, ci può dire un commento di 30 secondi, ma secondo lei la situazione ad Alessandria com'è? Perché non riusciamo ad avere dati sufficienti per Ma capire. la situazione ad Alessandria rispetto alla provincia è una situazione tra le migliori che ci sono come città. Mi pare che tra i centri zona della provincia Alessandria si collochi tra la quarta e la quinta posizione, quindi non è tra quelle più colpite, ma quindi non un caso Alessandria città da questo punto di vista, assolutamente. La provincia invece è stata molto colpita ed è stata la prima ad essere colpita in Regione Piemonte, quindi da questo punto di Sì. vista anche tanti problemi che si sono affrontati derivano proprio dal fatto che è la prima provincia del Piemonte a essere stata colpita, quindi ha fatto un po' da apristrada, altre province colpite successivamente hanno potuto trarre insegnamento e esperienza da quello che si faceva ad Alessandria, un po' come la Germania che ha tratto insegnamento da Sì. come ci si è comportati in Italia e gli errori che sono stati commessi in Italia, la Germania non li ha compiuti perché chiaramente ha avuto Abbiamo l'esperienza fatto dalla l'esperienza sua, noi. cioè ha tratto insegnamento dalla nostra esperienza, ecco, sia per le cose positive che quelle negative, Grazie, ovviamente. grazie.